Biscotti fatti in casa come quelli della nonna? Facciamoli insieme! Bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo i biscotti allo zenzero e limone. Farina, facciamo un foro al centro, fecola di patate, zucchero, allarghiamo un altro pochino e pizzico di sale. Ed ora usiamo solo l'albume. E il tuorlo lo mettiamo da parte per un'altra preparazione. Ora lo versiamo al centro e limone. Mezzo limone e poi versiamo 20 ml nella farina. E scorza di limone. Zenzero circa 10 grammi. Iniziamo a mescolare con la forchetta all'interno. Mezzo cucchiaino di cremor tartaro. Mezzo cucchiaino di bicarbonato ed olio di semi. Facciamo assorbire l'olio lavorando con la forchetta. Poi impastiamo bene, man mano facciamo scendere la farina ed ora possiamo iniziare a impastare con le mani. Impastiamo fino a ottenere un panetto morbido e compatto. Se tende a sgretolarsi possiamo aggiungere altro succo di limone. Io ho impastato a mano, si può utilizzare anche la planetaria. A mano ci vorranno circa 7-8 minuti per ottenere una palla bella morbida e compatta e non deve essere troppo dura. Ed eccola qui. Ed ora formiamo delle palline di 20 grammi. Prendiamo un pezzetto di impasto e lo arrotoliamo leggermente tra le mani. Poi lo pesiamo, verifichiamo se sono 20 grammi, continuiamo a fare la pallina, schiacciamo e mettiamo sulla teglia da forno e continuiamo con il resto degli ingredienti. Con questa dose otterremo 20 biscotti grandi, oppure possiamo farli anche più piccoli. In questo caso serviranno due teglie da forno. Sono pronti per essere cotti, 15 minuti a 200 gradi. Per biscotti morbidi a 180. E adesso prepariamo la glassa. Zucchero a velo, un cucchiaio di succo di limone e due cucchiai d'acqua. Possiamo utilizzare anche solo l'acqua. E adesso mescoliamo fino a far sciogliere completamente lo zucchero a velo. Ecco come dovrà risultare. Ed ecco qui, è pronta. Io ho utilizzato 20 grammi di acqua e 10 grammi di succo di limone, così se non vogliamo utilizzare il cucchiaio possiamo direttamente pesare. Se vogliamo una glassa un pochettino meno densa possiamo aggiungere un altro cucchiaio d'acqua, quindi 10 grammi. Ecco i biscotti appena sfornati, profumatissimi. Adesso li facciamo intiepidire e poi li rivestiremo della glassa. Volendo si possono fare anche senza. Ed ora li rivestiamo con la glassa. Prendiamo la glassa con un cucchiaio e copriamo il biscotto e ci aiutiamo con il cucchiaio a decorare e continuiamo con il resto. Una volta finiti i biscotti li facciamo riposare per un'ora a temperatura ambiente e poi li possiamo conservare in una scatola di latta per circa 7-10 giorni e provateli che sono speciali e alla prossima ricetta!